posti perché nessuno ci aveva pensato. Livorno aveva, che è una città costruita intorno a questi meravigliosi posti al ventaglio del Montavanti, non aveva pensato all'idea che bisognasse anche avere cura dei posti. Ma Livorno non hanno cura delle strade, non hanno cura dei posti, non hanno cura dell'ospedale, non hanno cura dei parcheggi, non hanno cura delle cose che cominciano a fare e che non finiscono mai. Livorno ha un'amministrazione pubblica che si cura soltanto di depredare la città e trasferire i denari di Livorno alla Lega delle Cooperative insediata in Palamonaco, Venezia e Romagna, e in questo modo, garantendo alla città soltanto la sudditanza nei confronti della Lega delle Cooperative, si garantisce il potere creando sudditanza in città per i livornesi. Basta, i livornesi dicono basta alla sudditanza, di questo sono convinto e su questo noi stiamo lavorando e vorremmo che lavorasse con noi anche la Procura della Repubblica di Livorno, devo dire la verità, perché non è possibile che in qualsiasi città, ovunque in un'altra città, accadesse che una strada fondamentale come quella che scorre davanti al porto industriale, per due volte consecutive, a distanza di pochi mesi, viene interrotta perché si aprono le buche, quanti soldi ci avranno speso in questa strada, come mai nessuno si domanda, e negli altri paesi si domanda, andiamo a vedere di cosa è fatta questa strada, è fatta di burro, è fatta di sabbia, è fatta di che cosa? Fatto sta che la strada si apre e il traffico dei cittadini, ma il traffico portuale che anche più importante da un certo punto di vista, viene interrotto per mesi, oggi leggo, fra un anno si riaprirà quella strada, ma è possibile una cosa del genere? Andiamo a vederle queste cose, perché i pozzi si possono inquinare, possono diventare maleodoranti, creare rischio di malattie e nessuno sta a guardare se ci sono responsabilità. Le strade provinciali o comunali si aprono come se ci fosse stato il terremoto, che non c'è stato, misteriosamente, basta un'acquata più forte delle altre e si spaccano in due e nessuno può vedere niente. Insomma, noi non siamo Di Pietro. Di Pietro sta con Cosimi e con il partito cosiddetto democratico, lo capisco bene, la Procura si occupi di fenomeni, di fatti avvenuti 18 anni fa, riapra le inchieste, si impieghi il suo tempo in cose che non avranno mai un termine, ma se ci fosse anche una... Faccia i carotaggi. È quello che devono fare, ma insomma non lo fa. Allora, noi vorremmo avere una città ordinata dove funziona l'amministrazione comunale, dove funziona la Procura della Repubblica, dove i cittadini, nel senso che anche i cittadini di Livorno si riabituano ad una città dove le regole ci sono e vanno rispettate. Problema. Ma quali regole vigono a Livorno? Non so se Daniela ha fatto un tragitto in macchina nel centro cittadino. Spero di no, perché quell'espressione che cose mi usa spesso, il lavoro matto e disperatissimo, l'ha fatto sicuramente matto e disperatissimo l'ingegnere che ha progettato la viabilità di Livorno, perché è una città dove non si può circolare, perché a un certo punto ti arriva un cartello di divieto, tu volete diventare ricchi a Livorno, aprite una fabbrica di cartelli stradali, non ce n'è in nessuna città così tanti numerosi come a Livorno. Insomma, è una città che vive una sua storia, una sua politica, un suo rapporto con i cittadini come non c'è in nessun'altra parte d'Italia. I cittadini fino ad oggi evidentemente non hanno potuto sperare che le cose cambiassero, oggi grazie a Costanza, grazie a tutto il gruppo di persone che si è candidato a governare questa città e assumersi non l'onore, temo, soltanto, ma l'onere pesantissimo di ricominciare a far funzionare i meccanismi di Livorno, questa speranza, questa opportunità i cittadini livornesi ce l'hanno. Cercano da farci la bocca, l'abbiamo visto in quanti modi, rovesciando i nostri gazebo, rifilandoci ogni sorta di insulto e altre cose, ma noi figuriamoci dalla
signora, dalla mamma di Pino Sgarbettini, che a causa del potere del figlio di attrarre sul nostro banchetto ogni sorta di iniziativa violenta, la mamma di Sgarbettini, che ha 83 anni, se non sbaglio, signora, 84 anni, sempre presente ai nostri banchetti, tante volte, cioè ormai si è creato uno spirito fra di noi per cui più ci insultano, più ci vogliono far del male e più noi restituiamo tranquillità, serenità, ironia. Come l'altra sera c'è stato un confronto che è stato a Tirreno, dico a Daniela, lo sapete benissimo, con 800 persone, 200, ti ricordo che diceva 400, io dico 200 di queste erano una clac del sindaco, portata non come sarebbe normale, anche se un po' eccessivo, a sostenere il sindaco, ma portata esclusivamente allo scopo di impedire all'avversario del sindaco di parlare, anche di fare un'espressione. Dato che io so parlare anche con le espressioni, hanno tentato tante volte di impedirmi di esprimermi anche con uno sguardo, con un'occhiata. Beh, io... Lei è stato molto bravo. La ringrazio. Ma io sono abituato a queste cose, ho anch'io il mio piccolo passato che posso spendere e il mio passato è stato spesso all'opposizione, soltanto nel 94, sono stato per 2 anni con Berlusconi in una maggioranza lì, in quel momento forse gli sono storto e decise che le cose dovevano cambiare. Pazienza, ma anche come Daniela, sono stato relatore sulla finanziaria nel 96, so benissimo quanto sia duro farlo dall'opposizione, tu ne parto forse dalla maggioranza ed è ancora peggio, ma parlo dalla maggioranza, è ancora più duro. Insomma, voglio tapparci la bocca, non ci riescono. Solo Ahmadinejad, credo, nel mondo riesce oggi a organizzare cose come ha fatto il sindaco Cosimi, cioè portarsi una classe per impedire il diritto di parola di chi la pensa diversamente da lui. Anche questa è la riprova che Livorno è una città singolare. Noi vogliamo una città, direbbe Salerno, che oggi forse è qua, vogliamo normale. Avere una Livorno normale significa mandare a casa finalmente i Cosimi, i dirigenti delle società partecipate del comune, i dirigenti di tutta quella ramificazione di sottosuolo sottogovernativo che nello sport, nell'economia, nel cibo, si occupano a nome e per conto del partito dominante, aprire porte e finestre, dare ai giovani livornesi la fiducia nel futuro, non costringerli ad emigrare e soprattutto i più bravi, quelli che devono costruire il futuro di Livorno, che si sono laureati, che hanno studiato materie scientifico-umanistiche a livelli di eccellenza, sono quelli primi ad andarsene da questa città, noi cambieremo questa città, noi ricostruiremo questa città, noi faremo il bene di Livorno e vi ringrazio perché tocca a voi, d'ora in avanti, nei prossimi giorni, far sì che questo, che è un sogno, ma è anche una speranza ricca di contenuto concreto, divenga una realtà. Grazie.